Con il direttore Cristiano Giaretta dall'hotel di Milano, dove è in ritiro la squadra, per centrare questo terzo risultato utile consecutivo, si sa però che ovviamente il Milan è cliente particolarmente ostico. Sì, anche perché stanno bene, vengono da due ultime vittorie, però insomma noi ci sentiamo a posto, fisicamente stiamo bene, abbiamo voglia di fare il risultato in un campo importante, no? Perché è sempre bello poter far parlare di noi, i ragazzi lo sanno, e presentare una prestazione importante oggi San Siro vorrebbe dire far parlare di noi, ovviamente portandoci dietro un risultato, speriamo. Le risposte dal campo dei nuovi sono già arrivate, perché Matos ha fatto una grandissima partita contro l'Empoli, Alfredson, insomma, lo sapevamo, lo conoscevamo, ha giocato molto bene, però adesso c'è il bello per Colantuono, finalmente può scegliere, diceva il Messaggero Veneto ad esempio, tra due squadre distinte, e quindi comunque il lavoro sul mercato è andato alla grande, adesso la parola passa al mister e al campo. Sì, ha delle scelte importanti, giustamente per ogni ruolo ci sono due giocatori oppure tre, quindi ecco, il mister può decidere nel migliore dei modi la miglior formazione in base all'avversario che andiamo a incontrare. I ragazzi stanno tutti quanti bene fortunatamente, a parte Pasquale Domizzi che hanno un infortunio che si sta allungando un pelo, però insomma per il resto la squadra sta bene, le scelte del mister ci sono. I ragazzi io in settimana li ho visti molto motivati a voler fare il risultato a San Siro, la prestazione di Empoli secondo me è stata buona, soprattutto nel primo tempo. Il secondo abbiamo cercato di contenere abbassando il baricentro l'Empoli, riuscendoci quasi, quasi bene, nel senso che aver preso gol a 3 minuti dalla fine ci è molto dispiaciuto, però insomma, ecco, guardiamo oggi una partita molto difficile e dovremo mettere in campo una prestazione importante. Un'ultima considerazione proprio su questa sfortuna di cui parlavamo col mister, di incontrare le squadre nei loro momenti migliori. Tante le difficoltà di affrontare il Milan, una squadra che ci costringerà a stare anche un po' bassi, l'ha detto lo stesso il mister, ma poi bravi a ripartire e a fargli male in contropiede, potrebbe essere questa una chiave, una lettura tattica. Ma sì, dobbiamo stare concentrati e non subire gol, ecco, la chiave, anche se non è solamente facile dirlo, ma la chiave è questa, non dobbiamo subire gol, mettere in apprensione il Milan quando ripartiamo, sappiamo ripartire bene, l'organizzazione nella fase difensiva c'è, dovremo cercare di stare molto uniti, cercare di rimediare eventuali errori con i ragazzi tutti quanti compatti a difesa della porta, ecco, poi dopo dovremo anche avere coraggio per ripartire ovviamente. A proposito di difesa, il mister ha spento quello che non è un caso Danilo, la dirigenza come si pone su queste due espulsioni consecutive di Danilo? Beh, insomma non può essere un caso, nel senso che due espulsioni vengono da giocate in campo, da decisioni che devi prendere in un centesimo di secondo e purtroppo sono arrivate, però insomma Danilo sa bene se ha sbagliato, dove ha sbagliato, cosa deve fare per rimediare o cosa deve fare per non commettere più certi errori. È uno di quelli che dà tutto per cercare di non prendere gol, poi a volte può non riuscire bene, quindi ripeto, guardiamo avanti, il passato è passato, non ce lo può cambiare nessuno, dobbiamo andare ad aggredire una classifica che ancora ci vede un po' tesi, un po' preoccupati, e quindi guardiamo già la partita di oggi.